Cioè, sì. Allora, ma faccio vedere mentre stengo a raccolla la cosa, perché mi servono veramente di più loco. Allora, stanotte ho scoperto una cosa, che praticamente la corteccia del pioppo agisce come potente diuretico indicato per eliminare l'acido urico e disinfettare le vie urinarie. È un ottimo depurativo, analgesico, antinevralgico per la cura dell'artrite e dei reumatismi articolari. Esatto, quindi faccio. Adesso, per prima cosa, faccio una cosa molto semplice, guardate. Ecco le forbici da puta. Tagliamo questo. Oggi mi basta questo rametto, questo qui, la metà, vedete? Ecco qui. Questo cresce di continuo e quindi posso utilizzare sia questi rametti, questi qua, che questi. Dopodiché faccio tutti i pezzettini, tac, 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 tac. Anzi, faccio un pezzo, un altro pezzo. Dopodiché questo lo riduco, me lo metto dentro un vasetto per riportarlo. Vedete questa qua? Qui posso fare un giorno, 2 giorni, cioè questi posso fare 4 giorni, per questi posso fare 5 giorni e vediamo. La salute viene dall'otto e soprattutto chi ha la passione per l'otto. Poi io sono un appassionato di erboristeria, ho il titolo di studio terza media, ma ho l'abitudine da anni, che mi piace leggere, ho frequentato la biblioteca, le due biblioteche di Verzano, l'archivio di Stato dell'Aquila, l'archivio di Stato di Sulmona, la biblioteca di Sulmona e anche la biblioteca di Pesa. Io nel 1974 8 per 1 dicembre gennaio 74 sono stato in sono circa 5 mesi a Pisa, provincia di Pisa, esattamente. La prima ho dormito dentro una pensione, non in nero, con segno di cassa identità, e quindi ho lavorato, ho fatto il manuale edile, quindi sono stato ad abitare prima a Cascina, provincia di Pisa, poi a Ponte d'Erba, che stava circa 7-8 km da Cascina, e in ultima a Pisa, perché a Pisa pagavo poco di affitto, quindi la Pesa a Cascina, se non erro, saranno 15-16 km. Invece il periodo che sono stato ad abitare a Pontedera, avevo preso una bici vecchia di 20.000 lire e quindi da Pontedera a Cascina dovrebbero essere 7-8 km. Mi ricordo che passo pure alla frazione di Fornacette per andare a lavorare. Vabbè, questo adesso ho collegato la mia frequenza alla biblioteca. A proposito, io il sabato che non ci lavoravo, oppure la sera quando conoscono la biblioteca, una volta c'era aperto 8-19 fino alle 20, praticamente frequentavo la biblioteca di Pisa. Mi ricordo benissimo che la biblioteca di Pisa era situata ad ovest dell'Arno, poco distante, 150 metri, e io dormivo. Ma dove dormivo io? Dove stava la biblioteca, che stava circa 500 metri, stava oltre l'Arno. Ah, a proposito, ho frequentato anche la biblioteca della Normale di Pesa, così l'accesso per. Ma ricordo che ci sono oltre 250.000 volumi. Oltre 250.000 volumi. Va bene. Sì, mi ritorna in mente, che era la canzone di Lucio Battisti, ma a me mi ritorna in mente, tante cose mi ritornano in mente. Passano gli anni, ma soprattutto la memoria è una cosa bella. La memoria è come il lavoro, io ho sempre lavorato, ho fatto sempre lavori di abbracciante, io ho fatto, la mia strada, 2/3 della mia vita ho fatto il bracciante agricolo,
Un altro terzo ho lavorato nell'edilizia, senza contare quel breve periodo negli imboscamenti per di seguito. Comunque, sono arrivato a 68 anni. Adesso prendo la pensione anche se non è molta, però non sono i soldi della pensione, ma quello che si mangia, quello che si spende e quello che si spande. Quindi, l'orto produce i suoi frutti. Frutti per dire, non è che tutta frutta per frutti, voglio dire anche qua la cicoria selvatica, questo qui, qua praticamente la colgo in un letto fresco, l'aglio ce l'ho e quindi da mangiare c'è.